Oggi è sempre il 16 di giugno, giusto? Giusto. 16 giugno 2019. E abbiamo visto prima le foto di Daria Bettarini sui vari luoghi abbandonati, fra i quali questo. E poi c'è questa seconda cosa che si svolge oggi pomeriggio e lungo tutto questo percorso che porta fino a dove? Intanto chi siete? Tu sei? Io sono Luca. Luca. Di Firenze. Tu? Erika. Di Firenze? Prato. Di Prato. Alessio, provincia di Firenze, però molto, molto fuori. Cerreto Guidi. Cerreto Guidi. Cerreto Guidi. Allora, e avete in comune che cosa? Abbiamo in comune che partecipiamo allo stesso master, siamo iscritti allo stesso master. Sì. Cos'è un master? Un master è un corso offerto dall'università, di solito la durata di un anno, che può essere di primo o di secondo livello. Nel nostro caso è un master che svolgi, puoi svolgere dopo la laurea triennale. Quindi e voi quindi avete fatto i 3 anni di università, di sì, facoltà? Sì, lui si è anche specializzato. Ecco, facoltà agraria? No, in realtà è un master interdisciplinare, e è un master di primo livello, dura 6 mesi, è futuro vegetale appunto. Ecco, si intitola futuro vegetale. Esatto, è la seconda, il secondo anno se non mi sbaglio che lo fanno e diciamo vuole trovare un ruolo del vegetale per il futuro in generale, cioè può essere in questo caso contestualizzato nella rigenerazione di contesti abbandonati, come può essere per arricchire la vivibilità o rendere più vivibili le città, come ad esempio possono essere prese le piante e analizzate per ad esempio futuro per le problematiche ad esempio globali come quelle del cibo, la salinità dei terreni e così via. Cioè non si sa mai cosa può nascere all'interno di un master, sta appunto nell'alchimia che si crea poi tra i componenti dei vari gruppi e dei soggetti. È fatto strategico perché è interdisciplinare appunto per questo e si arricchisce perché i progetti possono essere di vario tipo. E quindi oltre a voi tre, per esempio, chi c'è in questo? Si possono... Medici, psicologi. Ah sì, 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 sì. Anche noi siamo mixati. Ecco, esatto. Ecco. Quindi no, allora, agraria? Io ho studiato scienze politiche. Scienze politiche. Io design. Design. Io pianificazione territoriale. Ah, perfetto. Sempre comunque. Bene, quindi ci sono tanti saperi che si incrociano se Dio vuole. E oggi voi state cercando attraverso degli strumenti, avete degli strumenti in mano, giusto? Sì, abbiamo questo strumento che è un percorso botanico, naturalistico e paesaggistico. Noi siamo qui all'interno del borgo delle Gualchiere, da cui parte il percorso, che si snoda fino alla Gora, che sta qui, è la Pescaia. Il percorso si snoda in queste 4 aree che sono state individuate da questi colori, 1, 2, 3, 4. E quello che chiediamo noi ai visitatori è di vivere queste aree e di interagire con esse. E date a loro un questionario? Sì, noi diamo questo questionario. Perché loro cosa incontrano strada facendo? Loro prima di tutto si arrivano qui e si trovano incontro al Borgo delle Gualchiere. Certo. Quindi a una mostra fotografica, allo studio di Piero Gensini, e iniziano già a interagire con la realtà di questo luogo e poi dopo iniziano a interagire con il patrimonio vegetale del luogo e si nutrono verso la... Sì, esatto. Per l'ambiente numero 4 verso la Pescaia esatto, è la spiaggetta, la spiaggetta. Diciamo che perché è l'ultimo posto accessibile, diciamo. Esatto. Io vi ho visto che stavate attrezzando stamattina che cosa? Stavate mettendo una serie di paletti, cartelli, segnaletica sulle specie. Sì, di riconoscimento botanico. Così. È una chiave di lettura alla fine. Non è il fine di questo. Esatto. Di questo certo, è uno strumento in più. Dobbiamo capire cosa percepiscono le persone, cosa riescono a cogliere interagendo col patrimonio che potrebbe essere dormiente, quindi non è subito espresso, specialmente in contesti abbandonati. Quindi dobbiamo riuscire a capire che cosa le persone riescono intanto a familiarizzarli col luogo. E poi visto avete fatto anche delle gigantografie in qualche modo, no? Sì. Delle panoramiche. Sì, gli strumenti che utilizziamo diciamo alla fine sono due. Il percorso botanico, come si è detto, è una chiave, altrimenti c'è lo strumento del questionario che per ogni ambiente una persona si immerge al suo interno e dobbiamo riuscire a capire diciamo che tipo di sensazioni prova, che tipo di attività
vorrebbe fare al suo interno, sia di tipo ricreativo sia di tipo anche culturale. Esatto. Cioè, come riorganizzerebbe quel luogo e che nome darebbe a quel luogo. Esatto. Anche inventare un nome è ricordo. Un diciamo, si cerca di essere il più leggeri possibili. Certo. Che dobbiamo tirare fuori una progettualità. La progettualità è, per contesti come questo, è molto complessa. Mm-hmm. E deve essere discussa sia con le comunità locali sia con le amministrazioni. E per adesso è questa piccola parte che potrebbe essere anche riproposta con altri attori, tipo le scuole, mirata da alcune associazioni del luogo, certo. Non necessariamente. E qui ce ne sono state. Sì, infatti, infatti abbiamo fatto una prima ricognizione delle associazioni, quante ne vengono fuori. Sono venute fuori una cinquantina delle associazioni, senza contare tre comuni qua. Da cui arrivano appunto i nostri visitatori di oggi pomeriggio. Sì, esatto. Dopo che avete, diciamo, analizzato tutti questi questionari, cosa succede? Qual è il passo successivo? Cercheremo di fare una sintesi, uh-huh. diciamo, di tutti questi tre elementi che chiediamo, quindi la sintesi da parte del questionario, la sintesi da parte delle panoramiche che abbiamo inserito. Perché anche lì c'è da scrivere delle impressioni, proposte. Un strumento di interazione anche quello. Uh-huh. Cercheremo di tirare fuori la sintesi. Cosa verrà fuori è impossibile sapere, perché uh-huh. quando si lavora chiaramente con le comunità. Entro quando fate questo? Entro l'inizio di luglio. Ecco. Quindi nel giro dell'estate si conclude il procedimento. Sì, con i relatori e i professori del master ripresenteremo il nostro lavoro, tirando fuori anche le conclusioni giuste, sperando poi anche di comunicare questa. Esatto, perché poi è importante anche comunicarle di nuovo al territorio, come esatto, si dice, esatto. No? Anche oggi però chiaramente non sappiamo come sarà il futuro. Certo. Però sicuramente abbiamo anche stabilito dei contatti, sì, tramite Pietro Laureano. Ecco, chi sono i vostri referenti a livello accademico? Pietro Laureano ci ha proposto questa sfida, perché uh-huh. è un professore del master che faceva una lezione su saperi tradizionali e di innovazione con essi, ci ha proposto questa sfida. Anche perché lui ha già lavorato come esatto, progetti, purtroppo rimasti sulla carta. Con altri professori, soprattutto con sociologi, abbiamo iniziato anche a capire come le persone della comunità di Bagnaripoli, Pontassieve, Firenze. Mettiamoci anche Firenze, perché Firenze qui è proprietaria. Esatto, ma non è neanche così lontana. Infatti. E Stefano Mancuso invece è il coordinatore scientifico del master, da cui abbiamo preso l'ispirazione di utilizzare proprio le piante come punto centrale dell'attività. E forse una cosa buona sarebbe poi far ritornare non solo alla cittadinanza ma anche alle istituzioni che rappresentano la cittadinanza i vostri risultati, perché se no sarebbe un lavoro solo platonico, no? I risultati sì, sarebbe un'ottima auspichiamo cosa. Che non rimanga solamente un lavoro accademico, diciamo. Esatto.